questa ragazza alogena, è una ragazza, non è una lampada alogena, si chiama Ana, e dopo che ha visto un video che mostrava quello lì, come definirlo, insomma, il nostro amico Mamadou ha detto: perché non anch'io? Adesso ti sei intimidita. Sì. E dove sei tu? Ora sono al lavoro. No, di dove sei? Ah, io sono rumena. Sei romana? Rumena. Romana? Rumena. Romanista. Sono rumena, romana di Roma. Perché c'hai l'anello al naso? Il piercing? Diciamo che ho una passione per i piercing anche dentro l'orecchio. Dai, non mi dire. È una forma di sadomaso. Sì. Non lo so, mi piace. Mi sento più al mio agio con del ferro addosso. Addirittura. Cosa fai nella vita? Al posto dei tatuaggi ho il ferro. Non ne hai tatuaggi? No, non ne ho tatuaggi. Pulita, giuro. Cosa fai nella vita? Io nella vita faccio due lavori. Lavoro in questo birreria. La beveria, dove noi siamo sempre. La beveria. Giusto, di la frangia. E poi? E lavoro per un'agenzia di moda. E cosa fai nell'agenzia di moda? Tirate, shooting, dipende dalla richiesta del cliente. Ho fatto ultimamente un lavoro in Sardegna. Che cos'era? Biancheria intima? No, era Paul Michel. Paul Michel, pace all'anima sua, era uno stilista molto conosciuto che l'hanno portato avanti l'agenzia degli artisti. E quest'anno hanno deciso di fare una sfilata in Italia e hanno fatto il casting alle modelle. Fammi vedere come si sfila. Dai, non essere timida. Ok, dimmi quando devo capire. Vai. Con naturalezza. Perfetto. Ridi. Ma io rido sempre. Ridi. Perché la vita è bella. Le domande. Passato l'auto. Dove vorresti che ti portasse? Fa caldissimo, ragazzi. Non ho capito. Fa caldissimo. E che vuol dire che fa caldissimo? Che si lavora male, tutto appiccicoso, appiccicume. Anna, quali sono i tuoi sogni? I miei sogni? Tu sei giovane, c'hai 20 anni. Il mio sogno è vivere in mezzo alla natura da sola. Sono un lupo solitario. Vivere in mezzo alla natura? Sì, che quasi lo faccio. Cioè? Stare in mezzo alla natura, con il ruscello, i cavalli, gli uccellini, invece dell'ambulanza. Ma questa cazzo di musica che ci sta sbomballando le palle, cosa vogliamo dire? È Mamadou. No, perché vuoi discutere con quello? Quindi la natura. La natura, io amo la natura. Sono la figlia di un ex guardia forestale, quindi... In Romania? Sì. Salvava dai bracconieri gli animali uccisi. Ma non si stava meglio quando c'era Ceausescu? Stai scherzando? Perché l'avete ammazzato? L'avete ammazzato Ceausescu senza processo? Perché mamma mi ha raccontato il suo passato e non lo auguro a nessuno. Il passato di Ceausescu l'avete fatto soffrire al povero Nicolae. Certo. Non è giusto. È stata una giustizia, secondo me, non buona. Non peggiorare la situazione. Meglio che non peggiorare. Meglio che non entriamo in questi argomenti. Però la dittatura non fa bene a nessuno. Ah, no, su questo siamo d'accordo. Diminuiamo questa musica? Te la tolgo io, se vuoi. Mi assento un attimo dal video o mi Ma segui? No. Mi segui? Vai. Okay. Diminuisci un po' questa cazzo di musica che ci sta addormando. Qui c'è un'intervista in corso. Quindi okay. Dicevamo? Che ti devo dire? Ma tu te la ricordi Nadia Comaneci? Certo, che l'avete fatta, l'avete fatta soffrire. Lei è scappata da quando era bambina da Ceausescu perché non poteva uscire dalla Romania ed è scappata irregolarmente in America. Sì. Con suo marito. Beh, l'epoca del Ceausescu, mia mamma mi racconta che non ti potevi vestire colorato, non potevi uscire di domenica. Infatti tu ti vesti di nero, scusami.
continui a seguire. No, questa è una delle politiche della beveria, quindi. Va bene. Quindi dicevi, quindi non potevi uscire di domenica? Sì, alle 7 a casa. Guarda, si chiedeva il film. Pure. Ma no, la vale. Differenza arricchisce. Guarda, il mondo. Questo viene a rubarci il lavoro. È qui. E anch'io allora. Torna al tuo paese. Anch'io. E sono tornato, sono sempre io in mezzo. No. Tu non sei extracomunitario, cioè, così. Io la Romania fa parte dell'Europa. Sì, ma io mi considero una persona del mondo, non della Romania. Ah, va bene. Per me, quando dei limiti. Dai, fallo abbracciare, riabbracciare. Dai, per questa volta. Facciamo Ringo people. Questo va forte, perché tutte le donne vorrebbero essere scopate da questo bel ragazzo. No, buoni tutti, sono fidanzata. Non tu, lui. Benissimo, Teledorruti, grazie Ana. A voi. Grazie mamma. Grazie grande, buona serata.